Ciao ragazzi e ciao ragazze, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi nuovo video. Come al solito vi ricordo che se avete piacere potete anche seguirmi su Instagram, ma soprattutto vi ricordo che è uscito il mio shop. Vi lascio tutte le informazioni qui sotto nell'info box. Detto questo, andiamoci dentro col video. Oggi sono qui per parlarvi di un caso che mi ha lasciata letteralmente a bocca aperta, specialmente per come il colpevole ha poi agito successivamente, ma come al solito andiamo con ordine. Oggi parliamo del caso di Tami Ria, una donna di 41 anni che scompare nel nulla l'8 gennaio del 2006 a Pierre, nel Sud Dakota. Come al solito facciamo un passettino indietro. Chi è Tami? Nasce il 15 giugno da Donald e Bonnie Burns a Lander, nel Wyoming. Cresce a Lander e si diploma alla Lander Valley High School. Frequenta poi il Central Wyoming College per 2 anni con una borsa di studio da pallavolo. Lascia Lander e si trasferisce a Casper, sempre nel Wyoming, dove lavora in un negozio di abbigliamento di nome Sweetbriar. Successivamente si stabilisce a Cheyenne per un breve periodo, per poi trasferirsi a Sacramento in California per 4 anni. Successivamente si sposta in Montana, più precisamente a Billings, dove conosce il suo futuro marito, Brad Ria. Tami è felicissima della svolta che ha preso la sua vita. Non vede l'ora di sposarsi e di mettere su famiglia, cosa che avviene presto. La coppia infatti mette al mondo una bambina di nome Hailey. Hailey è molto amata. Essendo figlia unica, Tami si concentra totalmente su di lei. Brad intanto lavora molto per mantenere al meglio la sua famiglia. La famiglia Ria resta nel Montana per 14 anni. Tami fa la casalinga mentre Brad lavora in un grande magazzino. Hailey e Tami sono davvero molto unite, tanto che Hailey vede Tami come una sorta di sorella maggiore che le sta sempre accanto. Hailey fin da piccola racconta tutto a sua madre, che col tempo diventa la sua più grande confidente. Quando Hailey cresce, Tami inizia a fare qualche lavoretto, fino al 2004, quando la famiglia si sposta a Pierre, nel Dakota del Sud. Per Hailey non è affatto facile lasciare Billings, ha solo 11 anni, deve abbandonare tutti i suoi amici e non è una ragazzina così tanto socievole. Insomma, Hailey è un po' timidina e ci ha messo un po' per trovare amici e amiche leali ed onesti. La famiglia di Tami inoltre abita in Wyoming ed Hailey è abituata a passare lì tutte le estati. Ora però per Hailey sarebbe stato impossibile, perché per andare a Pierre ci vogliono circa 8 o 9 ore di macchina. I genitori accennano che sarebbero tornati dei nonni in Wyoming durante l'estate, ma Hailey ci crede poco. Insomma, sono troppe ore di macchina. Per la ragazzina dunque è molto dura lasciare anche sua nonna e tutti i suoi cari. A Pierre, Brad, il padre di Hailey, diventa il direttore di un Walmart, mentre Tami inizia a lavorare da Kmart, che sono entrambe due catene di grandi magazzini. Brad è sempre stato un gran lavoratore, ma non ha mai rinunciato a stare a fianco alla sua famiglia. Cerca sempre di ritagliarsi del tempo da passare con sua moglie e sua figlia. Il tempo passa e Hailey si abitua anche a vivere nel Dakota del Sud, ma comincia anche ad avvertire una sorta di tensione in famiglia. Suo padre lavora sempre di più e crescendo Hailey capisce che il matrimonio dei suoi genitori potrebbe risentirne. E infatti nel 2005, poco dopo Natale, Brad e Tami dicono a loro figlia Hailey che vogliono il divorzio, vogliono divorziare. Ovviamente all'inizio Hailey non prende benissimo questa notizia, per lei è un colpo durissimo, perché non vuole perdere la sua famiglia. I genitori non dicono ad Hailey esattamente perché vogliono divorziare, ma ad oggi, pensando al passato, si rende conto che c'erano tanti piccoli segnali che però lei non riusciva a cogliere perché era ancora una bambina. Insomma, era troppo piccola. Hailey parla con sua madre, la quale le dice che non sarebbe cambiato nulla tra di loro. Lei continua a volerle bene, così come suo padre. Così la ragazzina col tempo inizia ad abituarsi all'idea che non sarebbero più stati insieme come una famiglia. Arriviamo alla notte del 7 gennaio, perché succede qualcosa quella notte. Brad, il padre di Hailey, entra nella sua stanza. Hailey si sveglia e chiede spiegazioni. Brad si avvicina e le dice: "Non c'è niente." Fa cadere per terra un sacco di vestiti di biancheria che teneva tra le mani e poi si mette a letto con lei e ben presto Hailey si riaddormenta. Arriviamo a mercoledì 8 gennaio 2006. È il primo giorno dopo le feste natalizie, dunque Hailey si sveglia per andare a scuola. Nota che le lavatrici sono in funzione. Quando arriva in cucina, vede solo suo padre, ma non vede sua madre da nessuna parte. Hailey quindi chiede a suo padre: "Dov'è la mamma?" L'uomo si limita a fare spallucce e a rispondere:
Boh, starà ancora dormendo. Quindi la ragazzina sale nella sua camera, ormai i suoi genitori dormono in letti separati e in effetti trova il letto sfatto. Ma non c'è sua madre. Hailey a questo punto scende in garage e vede la Dodge Durango nera di sua madre parcheggiata lì, nel garage. Una domanda sorge spontanea. Dov'è dunque Tammy? Brad, mentre accompagna a scuola Hailey, le dice che probabilmente sua madre ha un fidanzato e quindi starà via qualche giorno. Hailey è confusa. Chi è questo nuovo fidanzato? Ma soprattutto, perché sua madre non gliene ha parlato? La madre di Tammy, ossia Bonnie, è abituata a sentire sua figlia ogni sacrosanta mattina. E quando quel giorno non riesce a contattarla, chiama Hailey, che sta a scuola, col fine ovviamente di chiederle spiegazioni. Hailey dice a Bonnie, sua nonna, di aver visto Tammy per l'ultima volta, la sera prima. Così Bonnie decide di mettersi in contatto con un altro uomo di nome Brian Clark, che lavora da Kmart, è dunque un collega di Tammy. Gli chiede notizie della donna, ma anche lui quella mattina non l'ha vista affatto. Tammy avrebbe dovuto iniziare il suo turno alle 10. Alle 10.32 dello stesso giorno, la polizia di Pierre riceve una segnalazione per una persona scomparsa. Il punto è che a chiamare non è Brad, bensì un uomo di nome Brian Clark, un collega di Tammy. È il vice direttore del grande magazzino Kmart. Brian dice al telefono che crede sia successo qualcosa di strano, crede che ci sia qualcosa di strano sotto, perché lui e Tammy hanno una relazione e probabilmente suo marito, Brad Rhea, l'ha scoperto. A questo punto il tenente Panzer contatta il detective Swenson, invitandolo a dirigersi alla Georgia Morse Middle School, proprio per parlare con Hailey. Dopo la chiamata, Brian Clark va al dipartimento di polizia per presentare una denuncia formale. La polizia contatta a questo punto a lavoro il marito di Tammy, il quale dice di non vederla dalla sera precedente. I due si stavano separando. Il tenente Panzer a questo punto chiama il detective Dejabé e, insieme, vanno a casa di Brad. Provano a bussare alla porta, ma non ottengono alcuna risposta. Intanto il detective Dejabé si reca verso il retro della casa e nota nel garage una Dodge Durango nera parcheggiata, oltre a una macchia bruno rossastra sulla portiera della macchina. Con crescente apprensione il tenente Panzer chiama l'ufficiale di pattuglia McFarling per sorvegliare la casa, mentre il tenente Panzer e il detective Dejabé si incontrano con Brad in un ufficio di Walmart. Gli agenti spiegano all'uomo che temono che Tammy, sua moglie, sia scomparsa. Brad dice agli agenti che quando è rientrato da lavoro la sera prima non c'era traccia di sua moglie. Verso l'una di notte ha sentito un veicolo entrare nel vialetto. Guardando così fuori dalla finestra ha notato la macchina di Tammy parcheggiata davanti al vialetto e un altro veicolo che si stava allontanando. Brad a questo punto sostiene di aver cercato di inseguire il veicolo con la Durango, ma senza successo. A questo punto il tenente Panzer e il detective Dejabé chiedono a Brad di tornare a casa sua con loro per vedere se Tammy, nel frattempo, fosse tornata a casa. Brad acconsente, dunque sale in macchina dei detective per tornare a casa sua. Quando tornano i colleghi, l'agente McFarling ovviamente è ancora davanti casa e poco dopo anche il detective Swenson si presenta a casa di Brad. Il tenente Panzer chiede a Brad il consenso scritto per perquisire casa sua e i suoi veicoli. L'uomo accetta. Mentre gli investigatori entrano nella residenza, Brad aspetta fuori. Durante la perquisizione gli agenti vedono quella che sembra essere una macchia di sangue sul pavimento del garage. Inoltre sentono un forte odore di candeggina provenire dalla Dodge Durango. A questo punto il detective Dejabé sospetta che Tammy sia stata uccisa. Brad viene portato alla stazione di polizia, dove subisce un interrogatorio di ben 5 ore. L'uomo nega più volte di aver fatto qualcosa a Tammy, ma soprattutto sostiene di non sapere dove sia. Quello stesso pomeriggio i detective convocano un altro possibile sospettato per interrogarlo, ossia l'amante di Tammy, Brian Clark. L'uomo sostiene di essere andato con Tammy in un hotel il giorno prima. Sono stati insieme, hanno fatto cose e poi si sono salutati. Quella è stata l'ultima volta in cui Brian ha visto Tammy. I detective chiedono a Brian se qualcuno può confermare dove si trovasse la sera prima, quando Tammy è scomparsa. Brian però dice ai detective che è un uomo sposato, quindi se fanno domande a sua moglie scoprirà la verità. La polizia ha bisogno di conferme per l'alibi di Brian Clark e poco gli importa del rapporto che ha con sua moglie. Scende la sera e finisce il primo giorno di indagini. Hailey dorme in una casa famiglia in attesa che i suoi nonni arrivino in macchina dal Wyoming. Intanto iniziano le ricerche per ritrovare il corpo di Tammy. Il territorio è molto vasto, quindi utilizzano un elicottero della Guardia Nazionale che sorvola a bassa quota per
trovare tracce. Dopo ore di ricerca viene avvistato qualcosa vicino alla diga di Oahe. Così trovano il corpo di Tami, che presenta molte ferite d'arma da taglio e lacerazioni molto profonde. Era stata aggredita con grande violenza e rabbia. Gli investigatori a questo punto ricevono i risultati dell'autopsia. Hanno stabilito che Tami è morta dopo aver ricevuto tra le 48 e le 53 coltellate. Presenta ferite alle mani, quindi si era difesa. Sembrava che avesse afferrato il coltello mentre veniva aggredita. Le sue mani infatti presentano tagli che arrivano fino all'osso. I medici legali però non trovano alcuna traccia biologica che colleghi Brad all'omicidio. Gli investigatori non escludono nessuna possibile pista, come quella dell'amante di Tami, Brian Clark, il primo a denunciarne la scomparsa. I detective decidono di interrogare la moglie di Brian per scoprire se era effettivamente a casa la notte dell'omicidio. La donna scopre della relazione di suo marito pochi minuti prima dell'interrogatorio. Se avesse un motivo valido per fargliela pagare, non si tirerebbe mai indietro. Invece, sua moglie lo difende. Sostiene che suo marito Brian, la notte precedente, era a casa con lei. I detective sanno che l'arma del delitto ha un grosso coltello e l'autopsia ha confermato che Tami era viva mentre la pugnalavano. Dopo l'interrogatorio a Brad, l'agente speciale Michael Briley, insieme ad altri agenti delle forze dell'ordine, eseguono un mandato di perquisizione sulla sua casa e sui suoi veicoli. La ricerca rivela che la Dodge Durango è stata ripulita. Il letto di Brad è rifatto con le lenzuola appena lavate. Inoltre, nelle lavatrici e nelle asciugatrici ci sono altrettante lenzuola. Vengono prelevati dei campioni di sangue dal pavimento del garage, sulla lavatrice, su alcune pareti e su un interruttore della luce. Il problema però è che queste tracce si limitano ad essere in garage. La casa è pulita, troppo pulita. Dove è stata uccisa Tami? Aveva perso molto sangue durante l'aggressione, quindi è strano non trovare neanche una traccia di sangue in casa. In casa non c'è traccia di sangue e quindi l'ipotesi che suo marito possa aver ucciso Tami in casa, più precisamente nella camera da letto, inizia a vacillare. Dopo l'interrogatorio, Brad viene arrestato per omicidio di primo grado e portato nella prigione della contea di Hughes. Resta il fatto che i detective non hanno identificato la scena del crimine e non hanno idea di come sia avvenuta l'aggressione. A 2 mesi esatti dall'omicidio di Tami, la procura distrettuale riceve una lettera che ribalta totalmente l'indagine. La lettera viene da una fonte anonima che si presenta come il cugino di Brian Clark, ossia l'amante di Tami. Dice che aveva incontrato e parlato con Brian per caso e quest'ultimo gli aveva confidato come aveva fatto fuori Tami. I detective sono spiazzati dal contenuto di quella lettera perché descrive il motel in cui Tami e Brian sono stati prima che la donna sparisse. Inoltre parla anche della macchina di Tami, della Durango nera, ma quella lettera fornisce anche nuovi fatti sull'aggressione. Sulla lettera infatti c'è scritto: Brian e Tami sono andati a letto, poi hanno iniziato a litigare. Brian quindi l'ha presa con la forza, facendole violenza. Ma il profilattico è ancora dentro. Durante la prima autopsia quel profilattico non è stato assolutamente trovato. La polizia dunque richiede un nuovo esame autoptico sul corpo di Tami. E in effetti nel corpo della vittima c'è un profilattico. A questo punto c'è un fatto. L'unico che può sapere di quel profilattico è proprio l'assassino. La scoperta conferma che la versione della lettera anonima è attendibile. Ed ora le indagini si concentrano su Brian Clark. Sua moglie ha confermato che era a casa la notte in cui Tami è stata uccisa. Dunque è necessario capire se Brian può essere uscito senza che sua moglie se ne accorgesse. Brian e la moglie dormivano nella stessa stanza, ma spesso lei utilizzava una poltrona reclinabile in soggiorno perché soffriva di mal di schiena. E quella notte aveva dormito proprio lì, su quella poltrona. Qualche giorno dopo arrivano i risultati del test del DNA effettuati sul preservativo e quei risultati potrebbero inchiodare l'assassino. Purtroppo, viste le condizioni e il tempo passato dentro un corpo in decomposizione, non è stato possibile recuperare tracce di DNA da quel profilattico. Questo significa che non è assolutamente possibile confermare o smentire i sospetti su Brian Clark, l'amante di Tami. Il detective a questo punto rivede la registrazione dell'interrogatorio fatta a Brad. L'uomo ad un certo punto dice: ci sono tanti casi indiziari in cui la persona accusata viene scagionata completamente dalla prova del DNA. Per questo penso che, quando troverete il corpo, sarò assolto perché non sono stato io. Sembra che Brad sappia già che il DNA presente sul cadavere potrebbe scagionarlo e dimostrare che l'assassino è un'altra persona. I detective a questo punto si domandano se non sia stato proprio Brad a organizzare tutto col fine di incastrare Brian. Brad però aveva detto durante l'interrogatorio agli investigatori che
Non sapeva chi fosse l'amante di Tami. Durante l'interrogatorio aveva sottolineato più volte che non lo voleva sapere. Di conseguenza non ha mai indagato per cercare di scoprire chi fosse l'amante di sua moglie. I detective a questo punto tornano a casa di Brad, col fine di cercare indizi che colleghino Brad a Brian. Durante questa nuova perquisizione, un detective trova un piccolo registratore portatile nella camera da letto di Brad. Nota che ci sono 30 minuti di materiale registrato in memoria, ma ci sono anche delle lunghe parti di silenzio. Il detective a questo punto lo riascolta e capisce che si tratta di Tami, che chiama al telefono Brian Clark, il suo amante. Il registratore viene trovato in camera di Brad, ma non ci sono prove che sia stato lui a registrare quella telefonata. Inoltre, ci sono anche altre tracce audio cancellate ma recuperabili. Infatti si sente anche la voce di Brad in un'altra registrazione. C'è però qualcosa di strano perché Brad in quella conversazione fingeva di essere Tami. Sembrava stesse provando una finta conversazione tra sua moglie e il suo amante, forse per capire se il registratore era abbastanza sensibile da captare a distanza quello che dicevano. Brad aveva dunque comprato un registratore digitale e l'aveva nascosto nella macchina di Tami. Inoltre aveva lasciato una lettera con su scritto "Ti amo, riproviamoci" sul sedile del passeggero. Una volta nascosto il registratore, Brad credeva che Tami, appena entrata in macchina, leggesse la lettera che gli aveva lasciato per poi contattare il suo amante. Infatti la prima cosa che Tami dice durante quella registrazione è: "Sì? Pronto? Posso parlare con Brian Clark?" Dopo aver ascoltato quella registrazione, Brad sapeva e come chi era l'amante di sua moglie. Al contrario di ciò che aveva detto alla polizia. Per gli inquirenti, quella è la prova che Brad conosceva già l'identità dell'amante di sua moglie. Ma ora devono capire come ha fatto a inviare quella lettera in cui accusava Brian fingendo di essere suo cugino. I detective esaminano le sue lettere e ascoltano le sue telefonate e sembra tutto normale. Ma il giorno prima in cui una lettera viene recapitata, Brad riceve una visita in carcere dal suo fratello gemello Brett. Brett va a trovarlo in prigione l'8 marzo. Il giorno dopo la lettera viene recapitata alla procura distrettuale. La polizia a questo punto si presenta a casa di Brett. Nella macchina del fratello di Brad è presente un blocco degli appunti e su una delle pagine i detective trovano scritta una lettera. È la bozza della lettera con cui Brad aveva cercato di coinvolgere Brian Clark. Il fratello Brett ammette di averla scritta in prigione su dettatura di Brad e poi di averla spedita. Quella è la finta lettera che accusa l'amante di Tami, ma non solo. In quella lettera si parla del profilattico sfuggito all'autopsia, o almeno alla prima autopsia. Quella lettera finisce per scagionare Brian e confermarne l'alibi. La moglie di Brian dunque ha detto la verità. Ora però una domanda sorge spontanea. Perché Brad aveva un profilattico dell'amante di sua moglie? Successivamente Brian ammette che aveva avuto un rapporto con Tami in macchina e aveva buttato il profilattico usato fuori dal finestrino. Brad, che cosa aveva fatto? Li aveva seguiti. Probabilmente stava già elaborando un piano e quando ha visto quel preservativo ha pensato che quella fosse una possibile prova. Poteva far condannare il suo rivale con quella prova. Un problema rimane: se gli inquirenti non trovano la scena del delitto, ancora non possono collegare Brad all'uccisione di Tami. I detective nel frattempo trovano altrettante lettere e in una in particolare c'è una mappa disegnata da Brad che indica a suo fratello dove siano i posti migliori per pescare intorno alla diga di Oahe. Utilizzando quella mappa e altre informazioni raccolte durante le conversazioni tra Brad e Brett, l'agente Braley e la squadra di ricerca e di soccorso di Watertown, aiutati anche da un cane, scoprono 3 sacchi della spazzatura nella città di Pierre, contenenti lenzuola insanguinate, guanti di gomma, coperte insanguinate, federe e un telo impermeabile insanguinato. I sacchi della spazzatura sono stati nascosti in una siepe di ginepro. Inoltre, quei sacchi della spazzatura utilizzati sono dello stesso tipo di quelli trovati nel garage di Brad. Il telo è il reperto che prova la premeditazione e l'omicidio di primo grado. Che cosa aveva fatto Brad? Beh, l'uomo aveva tolto la biancheria dal letto e aveva steso il telo impermeabile coprendolo con diverse coperte, in modo che Tami non se ne accorgesse. Durante la notte si era messo dei guanti, era entrato in camera di sua moglie e l'aveva accoltellata. L'aveva accoltellata per decine di volte con una rabbia incredibile. A questo punto Brad le aveva infilato nel corpo il preservativo che aveva raccolto in precedenza e l'aveva avvolta nel telo impermeabile per portarla in macchina. Infine era partito per sbarazzarsi del corpo. Nell'estate del 2007 si apre il processo contro Brad Rhea,
Una volta dimostrato che Brad aveva cercato di incastrare Brian e che l'omicidio era avvenuto a casa, il caso sembrava risolto. Poteva finire senza sorprese, ma non è andata così. Brad ammette di essersi sbarazzato del cadavere di Tammy, ma dice di averlo fatto per proteggere il vero assassino, o meglio, la vera assassina, ossia sua figlia Hailey. Brad sostiene che sua figlia Hailey avesse ucciso sua madre. L'uomo aveva nascosto l'omicidio solo per Hailey, non voleva che si mettesse nei guai. La notte in cui Tammy era stata uccisa, Brad aveva trovato Hailey in piedi, accanto al cadavere di Tammy, con in mano un coltello. Brad le aveva chiesto: Hailey, ma che hai fatto? Ma la ragazzina non aveva risposto. Brad sostiene che Hailey aveva del sangue sul viso e sulle mani. Inoltre, perdeva anche sangue dalle narici. Descrive Hailey come catatonica o in stato di shock. Brad dice alla giuria che per nascondere ciò che aveva fatto Hailey, aveva deciso di lavarle il sangue di dosso, di pulire la scena del crimine e scaricare il corpo di Tammy vicino al fiume Missouri. Hailey aveva 13 anni. E non solo doveva crescere senza madre, ma ora suo padre la accusava addirittura di averla uccisa. Quella ragazzina si è dovuta difendere dall'accusa di aver ucciso sua madre. Infatti anche lei testimonia nel processo contro suo padre. Brad è riconosciuto colpevole di omicidio di primo grado e condannato all'ergastolo senza possibilità di condizionale. Io ho trovato questo caso assurdo soprattutto per il finale. Come può un padre tentare di salvarsi la pelle in tribunale cercando di addossare la colpa a sua figlia di appena 13 anni è davvero un qualcosa che non riesco a capire. Non riesco a realizzare che sia davvero accaduto ciò. È terribile tutto questo. Detto questo, ho finito di parlare in questo video. Spero vivamente che questo video possa essere stato di vostro gradimento. Fatemi sapere cosa ne pensate di questo caso, perché sono curiosa di sapere le vostre opinioni. Fatemi sapere quello che volete qui sotto nei commenti. Io nel frattempo vi mando un bacione, noi ci vediamo prestissimo al prossimo video. Mi raccomando, fate i bravi, continuate a mangiare le verdure, ma soprattutto prendetevi cura di voi e fate ciò che vi rende felici. Ciao ragazze, ciao ragazzi.